Non puliscono da un po' qua sotto. Carissime teste di cazzo, buongiorno e benvenuti in questo magico video. Già lo sto vedendo, cazzo, già lo sto vedendo. Ah, oh mio Dio, indignato per il titolo. Spaccato qualcosa. Il motivo di questo video è veramente, veramente facile, veloce e gratuito. Dunque, non so se lo conoscete, probabilmente no, perché... A malapena lo riconosce sua sorella. Lui è Manuel. E ora sicuramente vi starete chiedendo chi cazzo è Manuel. Ve lo spiego io, è un coglione. Perfetto. In passato Manuel mi aveva fatto uno scherzo veramente bastardo. Fisicamente, nel senso, mi piaci proprio tu. La cosa brutta è che lui in realtà passava la vita, come la passa tuttora, a rompermi il cazzo con scherzi di merda. Non potete capire quanti me ne fa al giorno. E sono uno più stronzo dell'altro. Per questa vendetta elegante e raffinata ho deciso di fare le cose fatte in modo molto molto preciso. In poche parole, in queste storie ho affermato di aver avuto un incidente veramente molto grave e di essere in ospedale. Non c'è voluto nemmeno un attimo che Manuel mi contattasse. Mi ha chiamato tipo... Aspetta che vedo. 28 volte! Sono passate tipo 4 ore da quelle storie. E adesso andremo a chiamare Manuel e lo faremo cagare abbastanza addosso. Allora, ammetto di essere un pochino in ansia, eh. Adesso proverò a chiamare Manuel. Oh. Poi, sì. 30 volte mi chiamo, che cazzo fai? Scusa, ero stanco. Ti giuro. Manuel, lo so, è successa una cosa un po' grave. No, non le mettevo io, le metteva l'infermiera. Dai, che cazzo. No, ti giuro. Una chiamata, pure un audio, di fare, 3 secondi, pure 5. No, ti spiego, in pratica stamattina sono andato a comprare i broccoli al mercato. Ma scherzo, mi incazzo, perché... Manuel, ma ti pare che io scherzo su queste cose, dai? Vabbè, però... Allora niente, io stamattina, lo sai, stavo andando al solito a comprare i broccoli. Broccoli. Sì. Manuel, io lo sai, faccio la spesa tutte le mattine, scusa. Ho qualcosa contro i broccoli. Broccoli, Manuel, però minchia, se devi fare così io riattacco, perché veramente non si può parlare con te. Aspetta, scusa un attimo, mi devono mettere la benda negli occhi perché mi entra troppa luce. Sì, sì, così mi sta bene. Poi niente, vabbè, io stavo andando poi a scuola normalmente. Eh sì, erano le 7:30 di mattina, che devi fare? Ma se io vado al privato, ma sei scemo? Niente, poi niente, mi stavo ritirando, stavo andando a casa e poi un aspetta, scusa un attimo, mi stanno mettendo il... No, non mi hanno messo il drenaggio del culo. Manuel, hai voglia di scherzare? Guarda che io sono serio. Ma allora, a parte che sono stato incazzato tutto il tempo perché non mi rispondevi niente. Allora, scusa, mi prendi in giro. Hai qualcosa contro i broccoli? Contro il drenaggio nel culo? Hai qualcosa? Sto sanguinando, mi fa male il culo, mi hanno messo il drenaggio. Vabbè, fatelo mettere. La mia vita fa schifo.